Benvenuti nel mio nuovo canale, no, che nuovo canale, nel mio nuovo video. Oggi mi sono svegliata stranamente prestissimo, alle 7:30. Sono già passate quasi 2 ore e mezza e non ho fatto assolutamente niente. Per cui ho deciso quest'oggi di preparare un dolcetto. Voglio provare a fare un plum cake, ricetta assolutamente a caso, inventata da me medesima. Voglio praticamente fare un plum cake con la ricetta del pancake. Ha senso? Secondo me sì, perché spesso io vedo che quando faccio i pancake non mi vengono proprio dei pancake, ma sembrano proprio dei tortini, cioè vengono belli lievitati dentro, quindi secondo me potrei portare quella ricetta al suo massimo potenziale e farci un plum cake gigante. Quindi iniziamo. Oddio, ho paura. E se viene tutto brutto e ho sprecato 30 miliardi di ingredienti? Oh mio Dio. Dunque, versiamo le uova. Ma io ci metto tutto, anche il tuorlo. Come faccio con i pancake? Dai, sì, 1, 2. E poi ci metto del terzo uovo, solo l'albume. No! Mi è caduto anche il tuorlo. Lo ripesco. Era il pulcino questo coso? Vabbè. E adesso che ho montato tutte le uova, così ci metto il latte di soia. Totalmente a caso. Poi ci metto il bicarbonato. Siccome non voglio usare il lievito, mi servirà tanto il bicarbonato, altrimenti il dolce non lievita. Un cucchiaio, forse anche 2 o 3. 2, 3 cucchiaini di bicarbonato. Ah. Poi niente burro, niente olio di semi, uso l'olio di avocado. E quantità a sentimento. One eternity later. Poi ci vado di zucchero, o meglio di stevia, però siccome ce n'è poca e costa tanto la stevia, la mixo con un po' di zucchero. Non dovrei, però vabbè. Ma se ci mettessi anche un po' di yogurt in questo plum cake? Ha senso? Magari ce lo metto dopo, non lo so. Ho paura che venga male, perché comunque quando metto lo yogurt nei pancake poi vengono sempre malissimo. Quindi non so cosa fare. Forse ci vuole anche un po' di limone. Ma sì, dai. Peccato che non ho gocce di cioccolato, sarebbe stato bello. Pazienza, rimarrà un sogno. Adesso è arrivato il momento di incorporare la farina d'avena. Finirò tutta. Anche questa costa un botto e la sprecherò per poi buttare il dolce che verrà una merda. Molto bene. Dovrei setacciarla. Io ho una teoria, secondo me setacciare la farina non serve, però vabbè, lo farò. Setacciare la farina non serve secondo me, perché una volta che tu metti la farina dentro al setaccio, ok, la setacci, però poi quando ricade sul resto dell'impasto,
ti riformano i grumi quando inizi a mescolare. Quindi non ha senso. Però voglio che questo dolce venga. E quindi... quindi farò tutti i passaggi. Oddio, frizza! Quando mescolo. Intanto preriscalderei il forno a 180 gradi. Un classico dei dolci. Cioè, fa tutte le bolle. Secondo me viene bene. Cioè, ci vogliono 3 giorni. Nel frattempo è Ferragosto. Cioè. Oddio, ci ho messo troppa farina forse. E adesso? No. È troppo denso. Ci metto il latte. Però il latte di soia fa schifo. Se ce ne metto troppo poi mi si sente dentro. No dai, credo che così vada bene. Per un pancake... buona. Per un pancake va bene questa consistenza. Forse c'è poco olio. È poco squishy. Già meglio. Io in casa ho questa formina di silicone. Ma siccome una volta ho fatto dei muffin con gli stampi in silicone e i muffin avevano preso il sapore della plastica, io metterò della carta forno qui dentro. Ok. E adesso è il momento di versare il composto nella formina. No vabbè, neanche volendo ho fatto la quantità giusta di impasto. Eccolo qua in tutto il suo splendore. Adesso dobbiamo solamente sperare che una volta in forno lieviti. Mi raccomando, bello mio. Mi raccomando. Che poi ora che ci penso, il silicone è plastica. Perché in forno non si scioglie? Come la carta forno è carta, perché in forno non prende fuoco? Scrivetemelo nei commenti. Scrivetemi la scienza dietro alla plastica e la carta che va dentro il forno. Vai bello, tifo per te. Allora, questo è il risultato. Ho fatto qui le prove dello stecchino. È liscissimo, però non è lievitato per niente. Cioè un pochettino, ma proprio poco poco. Adesso aspetto che si raffreddi e poi lo assaggio. Magari oggi pomeriggio, non lo so, per merenda. Ci riaggiorniamo. Allora, poco fa ho assaggiato il plum cake. Fa vomitare, ok? L'ho buttato totalmente, l'ho preso così intero e l'ho buttato nel cestino. E fa proprio schifo. Cioè, ci ho messo pochissimo zucchero e sa di olio di avocado, secondo me, tantissimo. E poi la farina d'avena è pesante, cioè ha un gusto, un sapore pesante. Mi dispiace per le cose che ho sprecato, cioè 3 uova, la farina, il latte. Forse anche il latte di soia, è il latte di soia che fa schifo. Va bene, niente. Questo è tutto, ci vediamo ad un prossimo video, stay tuned, mi raccomando. Che non ho idea, ciao. Ciao.